Caffè, un mondo che ha davvero tanto da dire, un mondo dove c'è anche tanta ignoranza ed è per questo che abbiamo qui con noi un giovane torrefattore. Da buonasera, Emanuele. Allora, io sono Emanuele Lessi, mi sono avvicinato al mondo del caffè grazie a mio padre che, diciamo, ha deciso di investire nell'ambito del caffè. Non lavorava, tostava il caffè in maniera amatoriale intorno all'80 con una tostatrice piccolina, così insomma, giusto per divertimento, per scoprire nuovi modi, nuovi sapori. Ma poi alla fine ha deciso di investire in maniera professionale, quindi ha aperto Ecco, l'azienda. questo però è una cosa che già mi incuriosisce, tanto che ci sono tostature diverse per le diverse zone anche dello stesso paese come il nostro. Quanto incide la tostatura e quanto è importante come step nel processo produttivo? La tostatura è sicuramente nel momento in cui il caffè arriva a magazzino e Allora, il caffè arriva verde al magazzino, corretto? caffè arriva verde, quindi diciamo c'è già stata una grande lavorazione dietro. E poi dopo, solo dopo, vengono importati da noi e quindi Ok. esportati dai paesi produttori, no? Nel momento in cui arriva il caffè verde in torrefazione, forse è il momento clou, il momento più importante è proprio quello lì. Della tostatura, ovviamente. Una Diciamo, tostatura diversa ci porterà a un prodotto diverso. assolutamente bisogna utilizzare una materia prima di alta qualità. Il mondo del vino e il mondo del caffè sono molto, molto vicini. Degli esperti nel campo del caffè, Esatto. tipo Andrei Godina, che è un grandissimo mentore del caffè in Italia, che insieme a Mauro Egliano stanno facendo un documentario proprio sul caffè, il vino e la vicinanza dei due mondi, nonostante poi siano così diversi. Quindi avendo un caffè di alta qualità si può solamente esprimere al massimo quello che ci offre la natura, quello che ci hanno offerto gli agricoltori dalla piantagione. Eseguire una tostatura a regola d'arte ti permette di esprimere al massimo i sapori che il chicco poi ha all'interno. Poi da lì c'è tutta l'estrazione, c'è anche ovviamente quello che poi è, diciamo, la shelf life del prodotto, quindi la conservazione a magazzino. Con te volevamo fare una chiacchierata, anche data la tua giovane età, anche come motivazione per tutti coloro che sono magari nella tua stessa un po' situazione, che sono abbastanza giovani, che guardano al loro futuro e che hanno un certo interesse per il mondo agroalimentare o magari nello specifico per il mondo del caffè. Tema della formazione, tu come ti stai formando, cosa stai studiando e hai studiato finora? Non c'è un'università del caffè in Italia? Teoricamente c'è, Illy ha l'Università del Caffè. Non a caso. Comunque la formazione parte dal momento in cui si è da soli, dal momento in cui c'è la passione, in cui Si si ha decide voglia. di seguire questa strada. Esatto, cioè io voglio migliorare, quindi questo è il presupposto. È importantissima perché è lui, no? È proprio il barista che si interfaccia col consumatore. Chiaro. Io fornisco i grossisti, io fornisco i distributori, i baristi, i Tu bar, dai le loro già il caffetterie. prodotto pronto da smerciare, basta, o dovranno intervenire ancora in qualche altro modo? Dipende, dal punto di vista aziendale io lavoro di più con il prodotto confezionato e poi con il retail, quindi con la rivendita del caffè, diciamo, Ok. confezionato in cialde o in caffè macinato in bustine o caffè in grani. Io lavoro, diciamo, più, questo è, diciamo, il core business aziendale, quello di rifornire distributori, grossisti e distributori alimentari all'estero per poi procedere, loro poi procederanno alla distribuzione a ristoranti e quant'altro. C'è chi fa la fornitura ai bar, cosa che, diciamo, noi aziendalmente non facciamo, è raro. Qual è l'acqua migliore per fare un buon caffè? Eh sì, c'è da vedere la durezza dell'acqua, tant'è che infatti, guarda, hai fatto l'esempio perfetto perché il caffè al 90% è fatto di acqua, cioè non è che è, voglio dire. Quindi appunto è importantissimo, si dà così per scontato il prodotto, come l'olio, però già diciamo sui prodotti gastronomici è un po' più diverso, no? Il caffè lo vedo molto vicino all'acqua dal punto di vista di visione, di bevanda, perché comunque sono le due bevande più consumate al mondo, ovviamente poca considerazione della materia prima. Tant'è che io vorrei fare poi solamente un piccolo appello ai ristoratori e più che ai ristoratori, agli chef. Vedo che ci sono un sacco di chef che fanno giustamente selezione sulle materie prime come pomodoro, passata di pomodoro, olio, vino, hanno la carta dei vini incredibile. Vedo che utilizzano anche le lavorazioni con delle materie prime super, super, super buone. Diciamo, magari mangi benissimo, poi a fine cena o a fine pranzo chiedi un buon caffè. E non ce l'ha. Poi, che caffè mi proponi? Perché tante volte in location pazzesche con chef veramente importanti.
e poi ti cade lì, si dà poca considerazione al prodotto caffè rispetto agli altri. Quando in realtà molti dei problemi di stomaco, molti dei problemi di digestione, reflusso, ipertensione, a volte sono anche dati dal caffè di bassa qualità. Perché io che lavoro la materia prima mi rendo conto di quanto valore ha un buon caffè rispetto a caffè poco, diciamo, non selezionati, non lavati, materie prime, diciamo, di scarsa qualità. Vedo alle tue spalle campeggiare il nome Colombia. Facci un po' di nomi di nazioni, magari, con la caratteristica che ha il caffè proveniente da quei luoghi. Partiamo dai primi due esportatori, dai più grandi esportatori. Okay. Abbiamo da una parte il Brasile, quindi caffè, diciamo, cioè il caffè arabica, che è quello più utilizzato all'interno delle miscele, anche nelle miscele italiane, diciamo il caffè arabica da taglio per eccellenza, un buon caffè. Ovviamente ci sono anche dei caffè brasiliani che sono top, che sono assurdi, super buoni. Poi abbiamo dall'altra parte l'antagonista, il secondo esportatore, per numeri ovviamente, il Vietnam. Caffè robusta, quindi super terroso. Abbiamo più che terroso, legnoso, anzi, secondo me è un po' più legnoso rispetto che terroso, lì siamo, andiamo un po' contiene più sull'Africa. Caffeina, tra l'altro. La robusta, sì, la robusta contiene più caffeina, siamo intorno dal 2,8 al 3,2%, ovviamente sono numeri indicativi, mentre nell'arabica siamo tra l'1,3 e l'1,5, dipende ovviamente dall'origine. Quindi abbiamo, per chi magari non conosce, abbiamo la varietà arabica, che vengono distinte non per chissà per quale motivo, ma solamente perché sono due piante con due genetiche totalmente diverse. Ovvero abbiamo la robusta, che ha la pianta 22 cromosomi, l'arabica che ne ha 44, quindi diciamo che è oggettivo che esprima di più la bacca della pianta arabica rispetto a quella robusta, questo è un dato di fatto. Poi quindi andando avanti, che abbiamo? A me i caffè che piacciono di più sono, bene o male, centroamericani, penso un po' tutti quelli che sono appassionati del caffè, quindi Guatemala, Honduras, ci sono veramente dei caffè che a me piacciono un sacco, e quello che diciamo va a influire molto è soprattutto, diciamo, l'altitudine, quindi un caffè che è nato a un'altitudine maggiore, quindi intorno ai 1800-2000 metri, avrà un'acidità un po' più spiccata, mentre i caffè, soprattutto i robusta, magari vengono coltivati sugli 800-900 metri. Non è una legge scritta, ci sono anche dei caffè centroamericani che crescono a 900 metri, non è, ovviamente è tutto sempre molto relativo. Però insomma abbiamo le varietà arabiche che esprimono molto più sentori di fruttato, di fiori, delle note positive e un po' più articolate, mentre nella robusta abbiamo quei sentori un po' più duri, un po' più di tostato, di cacao amaro, di legno, di terra, e abbiamo questi sapori qui. Ci sono anche comunque le robuste, che sono i caffè italiani d'alta percentuale di robusta, si possono ottenere delle ottime miscele per il consumatore medio italiano. Ecco, andando proprio sul consumatore medio, quali sono gli errori classici, i luoghi comuni sul caffè che secondo te devono assolutamente essere sfatati? Allora, secondo me è la prova dello zucchero, la prova del 9. Se lo zucchero rimane sulla tazza, il caffè è di qualità. Siamo gli unici siamo gli unici al mondo a testare la qualità del caffè in questo modo. Io non la sapevo questa cosa. Sì, diciamo che è diversa, sì, diversa la perché lo bevo senza zucchero, quindi diciamo soprattutto al sud, no? Da Roma, okay. Napoli in giù, quindi io sono di Lecce, quindi tutta la zona sud abbiamo una tostatura super spinta, quindi extra dark, abbiamo un colore super nero che quindi tende ad appiattire totalmente i sapori del caffè. È quasi bruciato alla fine, no? Possiamo dire che è bruciato, sì, noi utilizziamo il caffè bruciato, a noi piace il caffè bruciato, questione culturale. Ovviamente se una persona nasce con un tipo di prodotto bevendo un caffè così, ovviamente dopo 20 anni riconoscerà quello come punto di riferimento per il caffè di qualità. Comunque sì, secondo me è proprio quella, la prova dello zucchero. Se lo zucchero rimane a galla per 2-3 secondi, più tempo rimane sulla crema o schiuma, quando si parla di caffè robusta, più è buono il caffè. Più il chicco è nero, più il caffè è di qualità. L'opposto per me, no, è oggettivo, è l'opposto. È l'opposto, vedi tutti i lipidi che escono dal chicco, quindi si attaccano sulla campana del macina caffè. Senti, l'ultima cosa, dai, perché i temi di cui parlare sono infiniti, magari cercheremo di organizzare un'altra chiacchierata
sul caffè, perché davvero le cose da dire penso che siano tantissime, però la lunghezza, nient'altro che l'aggiunta di acqua nel caffè, quindi cioè, perché questo demonizzare magari il caffè all'americana oppure esaltare al massimo il caffè super ristretto, che differenza c'è in fin dei conti? Allora, ci bisogna iniziare secondo me con la differenza tra caffè americano e caffè filtro e come è fatto. Cioè il caffè filtro è quello che è fatto con i famosi V60, il Chemex, no? Quindi diciamo tutte quelle ampolle di vetro scenografiche, bellissime, secondo me. Che cioè, la macinatura anche lì chiaramente è diversa. La macinatura è diversa, la tostatura è diversa, di base si utilizzano dei caffè di alta qualità specialty per le estrazioni filtro. Quindi là è un'estrazione, in quel caso, di un caffè magari 100% arabica specialty con lavorazioni particolari, contro il caffè americano che è, diciamo volgarmente detto americano, che è quello fatto a macchina, quello che si vede nei film, che con la sveglia parte in automatico, c'è il caffè magari dalla terra prima, si parla di caffè di bassa qualità che poi vanno nell'ampolla. Questo secondo me è, tra caffè americano e caffè espresso, è una questione totalmente culturale e di tradizione, perché poi l'importante è avere conoscenza della materia prima. E l'hai nominato tu, Starbucks, favorevole o contrario? Allora, dal punto di vista imprenditoriale, io mi devo solamente stare zitto e togliermi il cappello, perché comunque tutto quello che funziona, diciamo, avrà un presupposto positivo, cioè sono diventati una multinazionale. O comunque è stato studiato bene, bisogna fargli complimenti. Però io sono, assolutamente, e voglio fare complimenti a Starbucks Milano, perché si è distaccato totalmente dalla visione di Starbucks nel mondo. Lì si hanno le tostatrici, tra l'altro hanno la stessa macchina che ho qui, un po' più nuova, però una Scolari, almeno una, penso ne abbiano anche di più, poi ho visto dei silos con dei tubi che tirano il caffè. Sono incredibile. E lì è bellissimo. Io allora devo dire, sono pro Starbucks Milano, perché tu vai lì, chiedi un espresso, ti danno un Colombia, cosa che non fa nessuno. Cioè tu vai, bevi il caffè acido, magari dice bruciato perché non riesce a riconoscere l'acidità, dici è amaro perché non riesce a riconoscere l'acidità, però tu vai lì e bevi un caffè di alta qualità senza saperlo. Quindi io sono pro Starbucks Milano e anche pro Starbucks in generale, perché è un impero e funziona, e il caffè di alta qualità me lo faccio a casa col tostino da un chilo. Lì si parla di un'espansione imprenditoriale senza pari, quindi dal punto di vista imprenditoriale sono pro Starbucks, dal punto di vista del caffè in Italia anche. All'estero non andrei da Starbucks per bere un caffè, sicuramente andrei a cercare la caffetteria locale, artigianale, che tosta il caffè magari lì davanti a me, con gente formata, appassionata, perché comunque è giusto anche dare, con tutto il rispetto per queste grandi multinazionali, io sono per supportare la caffetteria, la bottega del caffè dietro l'angolo, che tosta il caffè, che tosta, non tosta 2 tonnellate all'ora, ne tosta 1 chilo al giorno e ti fa bere un caffè super fresco, 100% arabica, con la super attenzione dell'ambiente circostante. E questo allora può essere anche un invito ai nostri spettatori nella scelta sempre più oculata di cosa bere e anche dove andare a bere. Assolutamente. È stato un piacere, grazie per questa bella chiacchierata, e chissà che non ti rincontreremo per sapere come procede la tua storia aziendale, la tua formazione personale e sfatare anche qualche altro luogo comune sul caffè. Certo. E sicuramente ci sono ancora altri. Tanti, avremo di scoprirli anche senza di me strada facendo, non ti preoccupare. Sì, va bene. Però sei stato molto simpatico e quindi ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Alla prossima, così continuerò a seguirti. I nostri spettatori, e diamo appuntamento alla prossima puntata di Interviste di Gusto. Grazie per essere stati con noi. A presto.